Note di Stella ha terminato la sua rassegna musicale in Piazza 20 Settembre con uno scoppiettante spettacolo su una delle band rock britanniche che più hanno segnato la storia di questo genere, i Queen. L'evento di Modena Amore Mio è stata l'occasione per una dedica commossa di Maria Carafoli ad Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco e scomparsa il 27 giugno a 48 anni. Dopo la commozione e i saluti, sul palco si è scatenato il trio della Mercury Racconti Queen, che ha fatto rivivere le emozioni dei brani di Freddie Mercury e compagni in versione acustica e non solo. Si racconteranno degli aneddoti divertenti ma anche emotivamente importanti perché sappiamo che Freddie Mercury comunque ha lasciato un grande vuoto insomma nella musica e nella vita di tanti musicisti. Ad accompagnare gli spaccati di vita della band, la voce di Giacomo Voli e il plettro di Nick Messori. È un personaggio iconico, Freddie, e la musica dei Queen. È un po' qualcosa di sacro per chi li ascolta, però tutte le volte salta fuori di più l'amore. Tra me e Nick viene fuori l'amore, diciamo, che abbiamo per questa band, e anche ovviamente della Mercury, perché sennò non si chiamerebbe Francesca Mercury, per cui... però sì, è sempre molto motivante, ecco, motivante. Non nego che ogni volta che suono le loro canzoni, sono lì a interpretarle, provo un'emozione, con tutto rispetto sempre, ma gigantesca. Nei confronti anche di Brian May, che era un chitarrista a mio gusto, a mio parere, veramente geniale, unico nel suo genere, anche per il fatto che utilizzava al posto di un plettro una monetina da 6 pence. Credo unico nel suo genere, insomma. Un Mercury inedito è andato in scena, un artista che trovava ispirazione per i suoi brani persino in bagno, che sorrideva poco perché si vergognava dei suoi denti e che amava l'opera. E Gianni Coletti, in questo senso, ha dato un assaggio di Vesti la giubba, brano lirico che ha ispirato It's a Hard Life. Musica e storia si sono fuse in queste note di stelle al grido Don't Stop Me Now. Devo dire che l'associazione è portavoce veramente di grandi valori. Noi come Banca del Territorio vogliamo essere vicino a questo tipo di iniziative e stasera la serata promette bene perché vedo che c'è tanta gente.